principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio creò l'uomo sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e custodisse. C'è un altro nome per chiamare la natura e questo nome è creato. Sì, perché tutto è una creazione di Dio, tutto è opera sua. E l'uomo, anch'egli è una creatura, creata come custode di questo immenso e bellissimo giardino. E allora come custodi, noi uomini dobbiamo stare attenti a non sprecare l'acqua, la luce, a non sprecare nulla di quello che abbiamo, a non inquinare. Però soprattutto oggi prendiamoci il tempo per affacciarci alla finestra. Guardare questa meraviglia e fare un complimento al creatore, all'autore di tutto questo creato, che è il Signore Dio. La terra è inizialmente un deserto vuoto e sterile, ma Dio la popola di creature. Tra esse c'è l'uomo che è creato ad immagine di Dio, perché partecipando alla sua beatitudine anche la terra possa risplendere alla gloria del creatore. Per questo Dio pianta per l'uomo il giardino del paradiso, un luogo ricco di piante verdeggianti, fiori e alberi da frutto, simbolo di prosperità e felicità. Sei consapevole che Dio si prenda cura di te perché ti vuole felice? Come guardi il mondo che ti circonda? Riesci a riconoscerne la bellezza? Vieni, Santo Spirito, donaci occhi nuovi, donaci occhi che riconoscano nel nostro prossimo l'immagine di Dio, occhi che riconoscano la natura come creazione delle tue mani, affinché possiamo custodirla insieme e lasciarla nelle mani del nostro prossimo meglio di come l'abbiamo trovata.